Dopo la tempesta è tornato il sereno in La Lega? Ma guardi, nessuna tempesta. L'obiettivo della Lega è sempre stato quello e continua ad essere quello di lavorare per la regione Abruzzo, per gli abruzzesi. Così l'onorevole Luigi Deramo, segretario regionale della Lega, dopo le tensioni e gli scontri interni avvenuti a poche settimane dalle elezioni amministrative. 3 dei 10 consiglieri regionali del Carroccio hanno costituito il nuovo gruppo Valori Abruzzo che resterà nella maggioranza di centrodestra. Emanuele Marcovecchio, presidente della Commissione Territorio, espulso dal partito, e Simone Angelosante, presidente della Commissione Politiche Europee, che nel 2015 aveva contribuito a fondare la Lega in Abruzzo, e Antonio Di Gianvittorio, presidente della Commissione Immigrazione, che in aperto contrasto proprio con Deramo hanno deciso di dire addio al partito di Salvini. Rimaniamo concentrati sulle tante cose da fare, sugli obiettivi che ci siamo prefissati. Ci sono i nostri 4 assessori che nelle ultime settimane hanno portato avanti progetti importanti sulle politiche sociali, l'ambiente, l'urbanistica, la gestione dell'emergenza sanitaria, l'agricoltura. Quindi io credo che questo interessi agli abruzzesi. Poi altre forme di ipotetico dissenso, di egoismi, di personalismi, non credo che possano essere elevati a commento politico. Dico anche che entro i primi giorni, le prime 2 settimane di dicembre, sono convinto che la coalizione di centrodestra annuncerà i candidati sindaci nelle città per le prossime elezioni. Ci sono città importanti, c'è L'Aquila dove è chiaramente scontata la candidatura di Pierluigi Biondi perché è un'amministrazione che ha lavorato tanto e bene, ma ci sono realtà importanti come Ortona e altri comuni che chiaramente vanno a questo appuntamento elettorale. Non vogliamo traslare la scelta del candidato sindaco così un po' come è avvenuto in queste ultime elezioni e quindi vogliamo costruire una coalizione che sia la più ampia possibile, un po' sul modello dove centrodestra dei partiti si è fuso in maniera propositiva ed intelligente con realtà civiche che tanto avevano da portare in termini di idee e di consenso ed è stato un modello che ci ha visto vincenti.